Sei in ascolto di RDA Radio 1, circuito Spreaker, dal tuo motore di ricerca. Puoi trovarci con un solo clic sul tuo PC, digitando www.spreaker.com/user/Roberto De Angelis. Musica, attualità e molto di più. RDA Radio 1, circuito Spreaker, la tua radio web. Salve cari amici, ed eccoci qui con l'immancabile appuntamento con il punto sulla Roma, dopo Karabakh Roma del 27 settembre, corrente anno, gara valevole per la seconda giornata del girone di andata della Champions League 2017-2018. Vittoria doveva essere e vittoria è stata. La Roma espugna lo stadio a zero di Baku per 2-1, grazie ai gol di Manolas al settimo del primo tempo e al raddoppio dell'ormai immancabile Edin Dzeko al minuto 15 del primo tempo. Il gol del Karabakh arriva a termine della prima frazione di gioco grazie a Pedro Henrique. Che dire, una partita dove la Roma parte molto bene, con un buon piglio, aggressiva, squadra corta, molto molto dinamica, reattiva e con una gran voglia subito di andare a far male all'avversario e di vincere questa gara. Tant'è vero che dopo 15 minuti di gioco, anzi esattamente 14, si trova sul 2-0. Dopodiché, sospinti anche da un pubblico veramente encomiabile, gli 11 del Karabakh cominciano a prendere coraggio, creano problemi alla Roma e proprio allo scadere, dicevamo appunto, una distanziazione della retroguardia giallorossa con ingenuità nella parte centrale appunto della linea difensiva fa sì che il Karabakh riesca ad accorciare le distanze e quindi portarsi prima dell'intervallo sul 2-1. Il secondo tempo è pura sofferenza, la Roma dimostra ancora di non avere i 90 nelle gambe, infatti soprattutto negli ultimi 20 minuti la squadra soffre e Di Francesco corre ai ripari inserendo appunto Strootman e Florenzi e De Rossi per Pellegrini, De Frel e Golanons. L'unico però pericolo che corre la Roma è un colpo di testa della maglia numero 9 del Karabakh che sfiora il palo, ma comunque Coalison già proteso in tuffo ad evitare il peggio. Che dire, certo, ancora ci sono delle migliorie da apportare al gioco e alla tenuta, però è piaciuta anche qui soprattutto la prima mezz'ora di gara con cui la Roma ha approcciato il match. Ora la Roma comunque nella Champions dopo due gare è ancora imbattuta, viaggia alla media di 2 punti a partita ed è attualmente prima nel girone aspettando poi l'esito del confronto tra i colchoneros e il Chelsea in quella di Madrid che è ancora in corso, quindi è ancora tutto in gioco per la Champions. La Roma ovvio ha un girone difficilissimo, però dovrà vendere cara la pelle e dovrà lottare fino all'ultimo per riuscire a compiere un mezzo miracolo sportivo per accedere agli ottavi. Vorrà dire che si è eliminato o l'Atletico o il Chelsea relegandolo in Europa League, ma ancora molto è presto per fare questi discorsi. La prossima tappa vedrà la Roma scendere in scena allo Stamford Bridge di Londra il mercoledì 18 ottobre e lì veramente sarà la prova del 9, anzi del 18, visto il coefficiente di difficoltà sia ambientale e sia anche di caratura tecnica che i giallorossi si troveranno ad affrontare. Ora testa solamente a Milano con il Milan per questo impegno, dove oltre 3.000 tifosi della Roma la seguiranno in trasferta per di domenica 1 ottobre ore 18 in quella di Meazza, dove si preannuncia anche qui un ambiente infuocato visto che fino adesso si sono registrati 75.000 presenze, quindi quasi sold out nell'impianto Meneghino. Con questo è davvero tutto, altra cosa positiva è che per fortuna nessun infortunio. Il turnover di Francesco pare continua a funzionare, già si prevedono poi per
nella gara di San Siro altri 4-5 cambi, ma finché la squadra vince, anche la squadra che vince si cambia, e speriamo di proseguire con questa scia. Per questo, diciamo, Karabakh Roma, o anzi post Karabakh Roma, è davvero tutto. Vi ringrazio e vi do appuntamenti per i prossimi, appunto, impegni, post impegni della Roma, appunto. E mando un grande saluto al mio carissimo amico Roberto De Angelis di Staff Radio, RDA Radio 1, Radio Bomber e via dicendo, che mi dà sempre l'onore e il piacere di partecipare alla sua trasmissione del venerdì pomeriggio Questa da Roma, e di farmi sentire e divulgare questi miei interventi in tutti i suoi canali radio. E quindi veramente, Roberto, grazie. E davvero tutto, chiudo l'immancabile Taglie Roma Taglie e vi auguro una buona notte. Ciao da Alberto Fiano. Sei in ascolto di RDA Radio 1, circuito Spreaker, dal tuo motore di ricerca. Puoi trovarci con un solo clic sul tuo PC, digitando www.spreaker.com/user/Roberto De Angelis. Musica, attualità e molto di più. RDA Radio 1, circuito Spreaker, la tua radio web.